L'associazione Altro Spazio, che si è fatta promotrice dell'iniziativa legata al parco pubblico di Agropoli, Liborio Bonifacio, in seguito all'assemblea cittadina tenutasi in loco, informa i cittadini sugli sviluppi del progetto. Una delegazione di associati, comprendente un agronomo e un architetto urbanista, si è resa partecipe di un incontro presso il comune di Agropoli per visionare il progetto già esistente ed ampliarlo con le istanze presentate dai cittadini. Le problematiche fondamentali riportate riguardano l'illuminazione, la sicurezza, la manutenzione del verde, degli ambienti e infine l'inclusività delle aree e le barriere architettoniche. Il dialogo con l'amministrazione in merito alla manutenzione straordinaria del parco ha portato delle proposte di integrazioni al progetto già esistente. Gli interventi più importanti riguarderanno il ripristino del sistema idrico, il miglioramento dell'illuminazione, la realizzazione di un manto verde e la piantumazione di alberi e arbusti più idonei ad un'area ricreativa e l'installazione di giostre nuove e sicure. Il 9 ottobre c'è stata qui al Parco Pubblico di Agropoli un'assemblea con i cittadini e, alla quale abbiamo invitato le istituzioni di Agropoli per discutere in merito alla manutenzione e alla ristrutturazione del parco pubblico stesso. Ha visto una grande partecipazione dei cittadini che hanno portato le loro istanze e le loro proposte per migliorare appunto il parco stesso. Dopodiché il sindaco Coppola ci ha invitato al comune per visionare quello che è il loro progetto di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria del parco e ci ha dato la possibilità appunto di portare delle migliorie. Dopodiché ci siamo riuniti per appunto studiare delle proposte da apportare a questo progetto. Nell'associazione ci sono sia un agronomo che un architetto urbano, per cui abbiamo portato delle proposte partendo appunto da quelle che sono le nostre competenze. Le nostre migliorie venivano quindi dalle competenze di queste persone e anche dalle istanze che sono state promosse durante l'assemblea. Le migliorie riguardano essenzialmente tre punti, che sono l'illuminazione e la sicurezza, la manutenzione degli spazi verdi e una maggiore inclusività per quanto riguarda l'accesso al parco. L'amministrazione ha accolto con favore la nostra relazione e i passaggi successivi sono sicuramente il controllo dell'iter burocratico e di quelli che saranno poi successivamente i lavori da realizzare all'interno del parco. Una volta conclusi tutti i lavori che riguardano il parco pubblico, invitiamo tutti i cittadini e le associazioni a far prendere vita a questo parco. Noi in prima battuta ci impegneremo per realizzare dei progetti per ridare dignità al parco pubblico.